Estate 2017, Francavilla al mare. Consulta il programma sulla pagina Facebook Visit Francavilla al mare oppure su www.visitfrancavillaalmare.it. Per informazioni 085 4920292. Racconta la tua estate con l'hashtag Loving Francavilla. Estate 2017, dedicata a te. Impresa funebre Eterna. Servizi funebri completi. Tumulazioni, cremazioni, servizi floreali. 24 ore su 24 con serietà e professionalità. Impresa funebre Eterna. Via Salomone 94, Chieti. Numero verde 800 913 558. Perché noi ci mettiamo la faccia. Dal ristorante La Nave di Francavilla al mare, il saluto di Paolo Minucci, ben trovati con il nostro appuntamento a tavola che oggi ritrova simpaticamente il primo cittadino di questa ridente cittadina rivierasca, vale a dire Francavilla al mare, appunto il sindaco Antonio Luciani. Buonasera. Con dell'ottimo vino io vorrei subito brindare a questo nostro incontro. Ma sì, facciamo un brindisi Paolo. È bene augurante, senz'altro. Qui la buona cucina marinara viene esaltata nei suoi odori, nei suoi profumi, con autentici professionisti della ristorazione a completa disposizione. Vorrei salutare l'amico, il titolare di questa struttura, Tonino Mancinelli, ma anche i figlioli che sono degli artefici, dei maestri dei fornelli. Complimenti vivissimi, io auguro buon appetito. Grazie. Al sindaco, anche perché sono momenti in cui ci si può rilassare. Un momento particolarmente caldo, non solo per l'atmosfera. Ho mangiato poco e male in questo periodo, devo dirlo. Ecco, perché ci sono tante argomentazioni scottanti di cui disquisire, di cui parlare. Intanto buon appetito, perché qui grazie. Il pesce è rigorosamente fresco, si mangia molto bene. Poi un locale che ha vergato delle pagine importanti nella storia della gastronomia regionale. È la storia, il ristorante della Nave, la storia della ristorazione di Francavilla. Quindi. E non solo, tanti VIP, tanti personaggi del mondo dello spettacolo sono transitati proprio qui e hanno apprezzato la cucina della famiglia Mancinelli. Allora, veniamo a noi. Io volevo subito partire dall'argomento del giorno, perché se ne parla non solo in Abruzzo, ma persino in tutta la penisola, di questo tanto chiacchierato abbattimento di Palazzo Sirena. Il sindaco, d'altra parte, lo aveva messo nel suo programma elettorale, quindi è stato di parola una volta rieletto, perché ricordiamo che Antonio Luciani si trova alla sua seconda consigliatura, ha iniziato subito questi lavori di demolizione. Sì, come ho avuto modo di far notare a qualcuno, le prime interviste televisive che sono ancora sul web, nel quale parlavo della demolizione del Palazzo Sirena, risalgono al 2012-2013, addirittura... Nel 2013 mi hanno dedicato un carro di carnevale, un carro allegorico, no? Qui a Francavilla, il Carnevale d'Abruzzo, nel quale una mia caricatura abbatteva il Palazzo Sirena. Quindi chi dice che è stata una decisione frettolosa, non ponderata, estemporanea, dice assolutamente il falso. Abbiamo studiato quel palazzo in tutte le sue forme, in tutti i suoi aspetti. Abbiamo concluso che andava valorizzata la torre, che esiste ancora e che verrà appunto, contiene uno splendido auditorium per 300 posti, e andava ridotto il volume, quindi andava abbattuto il palazzo vecchio, il vecchio Palazzo Sirena, cosa che abbiamo fatto. Poi dopo, quando si fanno le cose in Italia, nascono i comitati del no, il comitato del no addirittura era no nato a priori. No a prescindere, perché era nato il comitato del no alla rivalutazione del Viale Nettuno con l'abbattimento dei tigli, nasce il comitato del no quando si fa una pista ciclopedonale che fa tornare i cittadini a guardare il mare, nasce il comitato del no quando si vuole ristrutturare Piazza Sant'Alfonso, nasce il comitato del no per la Sirena.
e ci si inventano una serie di notizie false, di dati non veritieri. Ad esempio è stato detto da più parti, Paolo, che sì, la sovrintendenza non ha avuto il tempo, non ha valutato questa cosa. Incredibile. È incredibile perché la sovrintendenza studia questa pratica da un anno, ha già fatto due relazioni nelle quali ha escluso prima qualsiasi tutela dal punto di vista architettonico, dopo dal punto di vista etnoantropologico e dopodiché mi si chiede di aspettare ancora. Allora, si arriva al punto che le decisioni debbono essere assunte e le responsabilità debbono essere assunte. Io ci metto la faccia, ci ho messo la faccia e sono andato avanti come è mio solito. Però è successo di tutto, addirittura le offese di un critico d'arte come Vittorio Sgarbi e le accuse di un parlamentare noto, conosciutissimo come Gianni Melilla. Insomma, è successo davvero di tutto. Eh sì, questo è tanto di più. Per quanto riguarda Gianni ho avuto un po' di amarezza, l'ho ribadito più volte, ho avuto l'amarezza perché? Perché lui ha il mio numero di telefono, sa dove sono, sa che poteva parlare con me in questi 6 anni in ogni secondo minuto, ci siamo incontrati più volte, ci siamo salutati cordialmente, non mi ha mai chiesto una volta una notizia sul Palazzo Sirena. Addirittura? Mai, una volta, non è stato mai oggetto di discussione tra noi. Dopodiché me lo ritrovo... È partito in quarta con la polemica. Me lo ritrovo ad abbattimento iniziato, a dire in piazza, a dire che farà interrogazioni parlamentari, denunce, non so che altro. Allora, questo è un modo per fare politica che non mi appartiene. Io, se fossi stato al suo posto, sarei andato dal sindaco a chiedergli le motivazioni del progetto, a chiedergli perché si stava... Insomma. Beh, insomma, è il minimo. Poi non è che doveva essere dalla mia idea. Magari poteva concludersi questa discussione dicendomi: guarda, io non sono della tua idea, quindi dovrò in qualche modo agire politicamente per tentare di fermarti. Questo sarebbe stata correttezza. Invece, stare in piazza per... protestare a prescindere, per fare interrogazioni parlamentari a prescindere, senza conoscere il merito delle questioni, questa è una cosa grave. È una cosa grave, ancor di più se fatta da un onorevole o da un senatore. È una cosa gravissima, perché prima vanno approfondite... Politica di basso rango. Vanno approfondite le questioni, vanno studiate le questioni, vanno lette le carte, solo dopo ci si può fare un'idea. Non ci si può fare un'idea perché esce fuori un comitato. Non è così che si deve fare politica in Italia, è un modo sbagliato. Io gliel'ho detto, gliel'ho scritto. Addirittura si è parlato anche di una spesa non veritiera. Assolutamente, ha citato una spesa di 350.000 euro quando l'importo del lavoro è di 117.000 euro, quindi una serie di errori grossolani. Macroscopici che fanno concludere per quello che sto dicendo io, cioè che lui non ha studiato bene le carte. Idem per Vittorio Sgarbi. Nei video altamente offensivi di Vittorio Sgarbi parla della ricostruzione di un palazzo, si confonde tra la torre e il Palazzo Vecchio, dice che la sovrintendenza non si è pronunciata, invece si è pronunciata. Perché non conosce la verità, non conosce la vicenda. Non conosceva neanche il merito. Qualche piccolo personaggio francavillese che gode di un'amicizia con il professor Sgarbi lo ha indotto in errore, gli ha fatto ritenere cose che non erano e quindi lui, quel personaggio che noi conosciamo, devo dire che ha particolarmente esagerato, però io non ce l'ho con lui, guarda, lo perdono. Però non c'è insomma problema. Qualcuno lo ha aizzato, però altri concittadini, caro sindaco, hanno chiaramente invitato il primo cittadino a diffamarlo, ma soprattutto a denunciarlo, perché in questo modo Sgarbi anche ha leso l'immagine di Francavilla, che poi ne parleremo, ha fatto tanti sforzi in questi anni per rilanciare la sua immagine turistica a livello nazionale. E io ai miei cittadini dico: guardate, non vale la pena perdere tempo con denunce a persone così. Alla fine, se a ben vedere, ci ha fatto anche un favore, perché ci ha fatto della pubblicità assolutamente gratuita, quindi grazie a Vittorio Sgarbi. Non l'abbiamo cercata, l'avremmo evitata volendo, potendo, però insomma alla fine nulla di male. Di Francavilla se ne è parlato fuori dall'Abruzzo, bene così. Insomma, per fair play politico, come si suol dire, Antonio Luciani evita le denunce contro... Sì. Non ho mai denunciato nessuno nei 6 anni che faccio il sindaco. Anche perché è un avvocato, lo vogliamo in una sola occasione ho presentato una denuncia, ma non come personalmente, come ente, come istituzione abbiamo deciso di fare una denuncia, ma questo è un caso assolutamente diverso. Io come sindaco, come persona, Antonio Luciani, in 6 anni, nonostante ho avuto forse centinaia di occasioni di fare denunce, di prendere qualche soldino a destra
e a Manca, ho deciso per questa linea, sono un avvocato, non mi interessano queste cose, quindi vado avanti per la mia strada tranquillo. Sindaco, forse non ci crederà, però in televisione, in redazione continuano ad arrivare telefonate, chiamate proprio sull'argomento Palazzo Sirena, perché molti si chiedono, ma non si poteva restaurare? Lei, se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto? Assolutamente sì, farei tutto quello che ho fatto. Il Palazzo Sirena, molti non conoscono l'argomento, perché lo capisco anche, perché io l'ho studiato per 5 anni, l'argomento è difficile che un cittadino, a una persona magari che non è neanche cittadina di Francavilla, possa avere percezione di quello che sta succedendo. In verità si parte da un punto. Lì c'era un palazzo che era diventato il simbolo del degrado di questa città ed era chiuso da 27 anni, ossia da quando qualcuno ha deciso di rovinarlo completamente costruendo una torre e attaccando una torre circolare fatta a mattoncini a un palazzo che era rettangolare in uno stile completamente architettonico, completamente diverso dalla torre. In quel momento si è decretata la morte di Palazzo Sirena. Correva l'anno 1990. Chi era il sindaco allora? Roberto Angelucci? Sinceramente questo non lo ricordo. Dovrebbe essere. Non lo ricordo, però fatto sta che l'architetto Moserici ha progettato questa torre, ha decretato la morte del Palazzo Sirena. A quel punto che cosa è successo, Paolo? È successo che nessuno ha voluto affrontare il problema. Dal 90 al 2017, per 27 lunghi anni, nessuno ha potuto né voluto affrontare questo problema. E quindi questo problema sarebbe rimasto irrisolto, come tutti i problemi irrisolti di Francavilla. Come era irrisolto il porto, come era irrisolta la caserma dei carabinieri, come era irrisolta Piazza Sant'Alfonso, come era irrisolta la pista ciclabile e così via. A me non piace lasciare cose irrisolte, quindi il problema l'ho affrontato di petto e l'ho risolto. Ma è vero che c'è un'inchiesta della Procura della Repubblica a tal proposito? Sarà la decima, la quindicesima. Io voglio sempre che il procuratore metta sotto esame il mio operato. Lo chiedo in ogni occasione, lo chiedo anche questa volta. Ho avuto tante indagini, fino ad ora tutte concluse con le archiviazioni, perché sono sicuro del fatto mio e faccio le cose in maniera tecnicamente, penso, ineccepibile. Anche questa volta vedrai che sarà così. È chiaro che se... parlato di uno stop, avrebbe avuto il Comune di Francavilla In verità il Comune di Francavilla, dopo aver avuto ben per 2 volte rassicurazioni dalla sovrintendenza, ha ricevuto una lettera il giorno dopo l'apertura del cantiere, perché il 21 è stato aperto il cantiere, il 22 il sovrintendente, pressato, messo sotto pressione da consiglieri di minoranza, in particolare di Renzo e Mantini, mi ha inviato una PEC dicendomi di rinviare l'inizio dei lavori, che in verità erano già avviati, chiedendomelo come cortesia istituzionale. Lì ho deciso di fare una lettera aperta al sovrintendente che ho pubblicato sulla mia pagina di Facebook, e dicendogli che io la cortesia istituzionale la dovevo ai miei cittadini, perché in questa storia c'è una cosa che nessuno dice: il 90% della città è d'accordo con quello che ho fatto, e io ne sono sicuro di questo perché parlo tutti i giorni con le persone. Sì, ma anche perché stava nel suo programma elettorale, la gente l'ha votata proprio. Beh, direi con largo consenso, certo. C'è ancora, nei giorni scorsi è stata ripubblicata l'intervista proprio nell'imminenza del risultato elettorale, nella quale ho detto la prima cosa che faremo è ora batteremo Palazzo Sirena, quindi penso che più chiaro di così, insomma, non si potesse, no? Cosa le lascia a livello personale e a livello politico questa storia legata a Palazzo Sirena? Nulla, la consapevolezza... C'è rabbia, c'è rammarico, no? No, sono contento perché io so di aver fatto la cosa giusta, sono consapevole del fatto che... Sta con la coscienza a posto, insomma. Coscienza pulitissima, ho fatto la cosa giusta, sono consapevole del fatto che ora che la piazza sarà pronta, che la torre sarà valorizzata con una buona illuminazione, con un nuovo portale, io sono convinto che all'esame più difficile, che è quello della storia, perché le nostre decisioni poi vengono valutate bene nel corso degli anni, dopo tot anni, allora io sono convinto che passerò anche questo esame, cioè che quando ci sarà questo esame da parte di chi verrà dopo di noi, verrò ricordato come la persona che ha riqualificato il centro cittadino e non come quella che ha abbattuto il Palazzo Sirena. Contrariamente a quanto è accaduto e continua ad accadere a suoi colleghi, nel secondo mandato in genere si tirano i remi in barca
Invece Antonio Luciani sta accelerando, sta andando ancora più veloce rispetto all'inizio della prima legislatura. Ma sì, perché io faccio quello che faccio, te l'ho sempre detto nei nostri numerosi incontri. Paolo, io faccio quello che faccio non per fare né carriera politica né altro, faccio quel che faccio perché voglio bene a questa città e soprattutto ho preso questo spirito di insegnare ai miei figli tramite questo esercizio della sindacatura ciò che va fatto, come ci si comporta in maniera onesta, come si va su una strada che è una strada dritta. Devo dire che mio figlio oggi 19enne mi ha scritto un post su Facebook che mi ha reso orgoglioso perché significa che quell'insegnamento è giunto a destinazione. Insomma, il sindaco ci sta mettendo la faccia tutti i giorni, il sindaco di Francavilla, e questo è praticamente visibile, intuibile in ogni istante, giorno dopo giorno. Sindaco, parliamo di questa stagione estiva, un'altra stagione di successi che non ancora si è conclusa perché ci sono ancora dei concerti, degli appuntamenti da non perdere. Abbiamo appena concluso a cena con gli artisti, ci sarà il concerto di Niccolò Fabi a settembre, ma noi intendiamo allungare la stagione e non farla finire mai. È chiaro che non è che si può vivere sempre come nel clou del mese estivo, però l'auditorium Sirena del quale parlavamo prima ci consentirà di allungare la nostra stagione, perché sono 300 posti che verranno usati per rappresentazioni teatrali, per il cinema, per la musica, e quindi ci consentirà di avere uno spazio al coperto che fino ad oggi non abbiamo avuto. Un'estate, che dirti, è stata bellissima. Di tutto e di più. Bella. Ci sono stati i più grandi nomi del panorama nazionale. Ma soprattutto è un'estate che diciamo è un percorso che noi stiamo facendo dal 2011. Dal 2011 è in atto una vera e propria rivoluzione culturale qui a Francavilla. I cittadini si sono svegliati. Prima si erano un po' addormentati su alcune posizioni, oggi c'è una comunità viva, pronta, partecipe, e questa è la vittoria più grande per un sindaco. Poi viene tutto il resto, i turisti che tornano nella nostra città, anche stranieri. C'è persone molto più movimento. Ma assolutamente sì, gli operatori commerciali sono contenti, non potrebbe essere diversamente di così. Tra l'altro vorrei ricordare ai detrattori, no? A coloro che dicono... Vabbè, ci sono no, ma... sempre... No, ma a che serve tutto questo? Beh, tu pensa a che indotto c'è, noi viviamo di questo, di piccolo commercio e di turismo, quindi tra le strutture balneari, i ristoranti, i bar, diamo posti di lavoro veramente a un'infinità di persone, ed è questa la nostra economia, la nostra economia principale a Francavilla, quindi ci stiamo riguadagnando la posizione che avevamo e che avevamo perso. Ha risvegliato l'intera cittadinanza, ma come fare per risvegliare i suoi colleghi che ancora si chiedono come riesce a fare tutto ciò con le finanze pubbliche di comuni piccoli come quello di Francavilla? È chiaro che poi dopo ci sono... Bisogna guardare il caso concreto, la dimensione, bisogna guardare tante cose, però c'è da dire una cosa, che il segreto è solo uno, il lavoro continuo, e il secondo segreto è il contrario di quello che potrebbe apparire ai nostri spettatori. Io a volte do l'impressione di essere un uomo solo al comando, in verità nella sostanza sono l'esatto opposto. Io faccio un gioco di squadra e ho attorno a me una squadra che è fenomenale, che mi usa come punta di diamante, come leader, ma che lavora alacremente tutti i giorni dell'anno, e questa cosa si può ottenere solo in questo modo, Paolo. Ecco. Facendo un gioco di squadra e prendendo il meglio da ognuno. Anche perché ha una squadra giovane, una squadra di persone che continua a lavorare alacremente per lo sviluppo di Francavilla, per lo sviluppo notte del Notte e giorno, devo dire, sì, notte e sì. Giorno. Ecco. Oggi come oggi, che cosa manca a Francavilla per essere ancora più bella ed accogliente? Mancano due cose. Intanto bisogna riqualificarle in tutte le parti, perché noi ci stiamo occupando del centro ora in questo momento, ci siamo occupati e ci occuperemo ancora di Piazza Sant'Alfonso, però Francavilla è estesa 7 chilometri e ci sono oggettivamente delle parti ancora nel degrado. È ovvio che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, servirebbe una quantità di fondi per rendere Francavilla una città pulita e perfetta in ogni sua parte enorme, però l'impegno non manca e ci arriveremo. La seconda cosa che manca è, vedo che il cittadino si sveglia, è coinvolto, ora manca lo sviluppo di quel senso civico
che fa venir meno quelle piccole sacche ancora di inciviltà che ci sono, dalla busta dell'immondizia che viene abbandonata dove non deve essere abbandonata, alla deiezione canina sul marciapiede che viene lasciata lì. Ci serve insomma quel pizzico di collaborazione in più da parte di tutti i cittadini. Molti sono già diciamo pronti a questo, alcuni meno. Alcuni detrattori però continuano a ripetere che le tasse però sono quasi al massimo. E non è vero, perché Francavilla ha un livello fiscale che possiamo paragonare agli altri comuni assolutamente non massimo. Abbiamo un livello fiscale normalissimo. Gli unici ad essere penalizzati, ma il termine penalizzazione non lo userei, però gli unici a pagare il massimo delle tasse a Francavilla sono i proprietari di seconde case, ma quello è per scelta politica, perché chi ha la seconda casa a Francavilla è giusto che paghi un IMU al 10,6% qual è. A livello di Tari non siamo assolutamente una tassazione elevata, addirittura ristoranti, alberghi, siamo molto al di sotto di città vicina alla nostra come Pescara. E quindi non vedo una critica che rispedisce al mittente, ampiamente. Sindaco, la ciliegina sulla torta sarà prossimamente il nuovo porticciolo turistico. A che punto siamo? Siamo a buon punto, proprio oggi ho postato sulla mia pagina di Facebook delle foto, stanno costruendo la banchina. Io penso che arriveremo a primavera prossima ad averlo, non dico completo in ogni sua parte, ma diciamo ad avere la forma definitiva, perché ora è iniziato il lavoro di carpenteria, quindi il cemento che va messo all'interno della banchina. Io penso che a primavera prossima, in estate prossima, potremo farci delle splendide passeggiate anche nel porto turistico. Abbiamo parlato di questi grandi e interessanti investimenti nel settore dello spettacolo. Qualcuno ci chiede, ma le finanze del comune di Francavilla come stanno realmente? Stanno benissimo, sicuramente in maniera molto, ma neanche, non sono paragonabili, migliore di come l'ho trovata. Io vorrei ricordare che nei primi 5 anni ho riconosciuto e quasi totalmente pagato 10 milioni di euro di debiti fuori bilancio che ho trovato quando sono arrivato nel 2011. Ebbene, posso dire davanti alla telecamera, senza aver paura di essere smentito, che quando andrò via io da qui non lascerò un centesimo di debito fuori bilancio. Lascerò un bilancio equilibrato. Non ho fatto particolari debiti perché l'esposizione nei mutui è forse ridotta piuttosto che aumentata, quindi un bilancio solido, preciso, perfetto. È chiaro che oggi lo Stato ci tira, no? Ci tira il collo, possiamo dire, se mi fate passare il termine. Però noi ci muoviamo con la riduzione dei costi, abbiamo efficientato la pubblica illuminazione, abbiamo ridotto i costi non necessari, gli sprechi, agiamo sugli sprechi e quindi riusciamo a gestire questa situazione con perfezione. Per quello che si vede, qualcuno ha anche detto che lei è un amministratore davvero molto attento, che meriterebbe altri palcoscenici. Proprio dal nostro programma, riportato anche su alcuni quotidiani locali e periodici, è uscita la notizia che ha fatto tanto parlare di questa sua candidatura alle prossime regionali. Ecco, a distanza di tempo, perché noi ne avevamo parlato anche in un precedente appuntamento dell'Appetito viene parlando. Sì, ti avevo dato un'anteprima. Una chicca, come sì. Si suol dire. Sì. Ecco, Sindaco, è vero? Ci crede veramente in quello che ha detto e ha sostenuto? Ma io faccio un'analisi, io quello che faccio lo faccio per passione. Allora, se domani mattina qualcuno mi venisse a dire guarda, hai un posto assicurato in Parlamento, io non ci andrei. Non so quante persone potrebbero dire questo. E questo perché? Perché quello che vorrei fare, quindi la cosa nella quale metterei passione, è far decollare, diciamo così, continuare a far decollare la nostra regione Abruzzo. Io sono stato chiaro in questo e ho detto che se ci dovesse essere una ricandidatura dell'amico Luciano D'Alfonso, io non porrei la mia candidatura, perché non mi voglio né candidare a consigliere regionale e non voglio né fare guerre assurde e impossibili. Dal momento che le strade romane sono ormai aperte a quanto si vede Luciano D'Alfonso... Ho detto che se Luciano dovesse porre la sua candidatura per Roma, beh, a quel punto a me piacerebbe fare il candidato come governatore della regione Abruzzo.
Non vedo che cosa ci sia di male in questo, non è una guerra a nessuno, è un percorso personale che farebbe bene al territorio, farebbe bene secondo me anche alla regione Abruzzo, farebbe bene a tutti. Io certo lo farei con la stessa passione con la quale sto facendo il sindaco, ho le mie idee, ho una visione di regione che secondo me non è stata completamente attuata, non è una critica all'attuale governo regionale che ha trovato anch'esso una situazione difficile. Però è mancata, secondo me, la capacità di far tornare il sogno nelle menti degli abruzzesi. Noi qui a Francavilla ci siamo riusciti, con la stessa formula e con la stessa ricetta, secondo me ci riusciremo anche nella regione Abruzzo, perché ci crediamo. Ma cosa ha di diverso Antonio Luciani rispetto agli altri sindaci? Se l'è mai chiesto? Perché no, sta facendo delle cose, ha più coraggio, più tenacia, più capacità. Non lo so, certo ho detto una cosa, che fare il sindaco è una questione molto complessa. È molto complessa perché c'è bisogno di tante componenti. Ci sono alcuni colleghi, non faccio il nome, che vedrei benissimo in Parlamento, ma che come sindaci magari hanno qualcosa che non va. Ci sono persone che vedrei benissimo fare l'assessore regionale, che invece da sindaco hanno bisogno di qualcuno che li guidi e non, quindi non riescono. Fare il sindaco forse io penso che sia senza dubbio il ruolo più complesso della politica. Sta facendo sognare i francavillesi, come si diceva, ma Antonio Luciani sogna? E che cosa sogna? Io sono tranquillo, sogno sempre di fare il massimo. Sono anche dell'idea che qualora non dovesse più servire il mio apporto, tornerei a una mia vita, che è una vita veramente soddisfacente, una moglie, due figli, la mia professione, quindi questo mi dà forza, il fatto di non aver bisogno della politica, non aver bisogno di ciò che la politica può darmi, ma il mio è un donare alla cosa pubblica, finché lo posso continuare a fare lo faccio per passione. Sincerità per sincerità, ad oggi qual è stato il momento più bello che ha vissuto da primo cittadino di Francavilla al Mare e viceversa il momento che l'ha rattristato maggiormente? Non userei la parola rattristato, ma il momento più brutto, più difficile l'ho vissuto, l'ho anche scritto proprio con l'abbattimento del Palazzo Sirena. C'è stato un giorno, mi sembra che fosse il 22 agosto, nel quale sentivo, quasi non riuscivo ad alzarmi più, cioè sentivo un peso talmente grande sulle mie spalle che mi immobilizzava. Come sempre succede nella vita però, al momento brutto c'è subito dopo il momento più bello. Quando ho sentito l'affetto, Paolo, tu non puoi sapere quante centinaia di cittadini mi hanno scritto in forma privata per darmi solidarietà, affetto, attestazioni di stima, questo è il mio pane, quello che mi dà la forza, sono diventato Superman, sarei stato capace di affrontare, ma che sgarbi, proprio anche tutto il mondo intero. In conclusione, ritiene di aver più dato o più ricevuto da questi anni trascorsi alla guida del comune di Francavilla al Mare? Quando si dà si riceve, sempre. Quindi tutto ciò che ho dato mi torna in termini di affetto, di considerazione e di stima. Quindi dare vuol dire ricevere, quindi non vedo la differenza. Che belle parole, grazie sindaco. Lei è stato cortesissimo perché soprattutto in questi giorni è indaffaratissimo per sbrigare le vicende comunali. Grazie, in bocca al lupo. Grazie per la sua attività amministrativa. Grazie a voi. Quindi salutiamo e ringraziamo il primo cittadino di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, ospite graditissimo del nostro programma qui all'interno del ristorante La Nave, un ristorante storico che vi aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena con il meglio della ristorazione marinara. Grazie a voi per averci scelto da casa. L'appuntamento con il nostro programma si rinnova così alle prossime edizioni. Ciao a tutti. Impresa funebre Eterna, servizi funebri completi, tumulazioni, cremazioni, servizi floreali,
24 ore su 24 con serietà e professionalità. Impresa funebre Eterna, via Salomone 94, Chieti, numero verde 800 913 558. Perché noi ci mettiamo la faccia. Estate 2017, Francavilla al mare. Consulta il programma sulla pagina Facebook Visit Francavilla al mare oppure su www.visitfrancavillaalmare.it. Per informazioni 085 4920292. Racconta la tua estate con l'hashtag Loving Francavilla. Estate 2017, dedicata a te. Un'idea originale per la tua festa? Rendila indimenticabile con il Festival della Melodia. Emozionante gara con il meglio della musica leggera o con una serata di Miss Adriatico, storico e coinvolgente concorso di bellezza internazionale. O addirittura con il Festival dell'Umorismo, esilarante sfida tra barzellettieri con risate a crepapelle. Insomma, spettacoli per tutti i gusti e con grande risalto mediatico. Affidati dunque alla trentennale esperienza dell'Agenzia Promozione Spettacoli e chiama subito il 337 91 71 11. Il divertimento ti aspetta!